Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video esperimenti creativi o video creatività dietro la telecamera. Chi ci sta? Sono io. Saluta, c'è Daniele. Oggi, come avete letto dal titolo, vi mostrerò come colorare una maglietta semplice bianca con coloranti alimentari. Vediamo un po' se funziona. Questa è la prima volta che provo, vediamo se funziona, lo proveremo insieme. Allora, qui è una maglietta semplice bianca. Prendiamo una bacinella con l'acqua, acqua calda. Devo prendere l'aceto e direte che schifo l'aceto. No, ma ci serve perché così i colori attecchiscono di più. Esatto, attecchiscono. Daniele ride. Ammazza. Che mettete un pochino di aceto, due cucchiai, poi il sale, ebbene sì, anche il sale. Mettiamo un cucchiaino e mezzo e voilà. Mescoliamo, misceliamo, 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 misceliamo. Adesso cosa ci andiamo a mettere? La nostra maglietta. Andiamo a poggiare la nostra maglietta all'interno. La bagniamo bene bene, la facciamo stare così per un 5 minuti. Ok, dopo che sono passati i nostri 5-10 minuti, andiamo a spremere la nostra maglia. Ho messo già i guanti io, eh. E se vedete alcuni uccellini chip 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 è perché sono fuori al giardino. Prendiamo la nostra maglia, la stendiamo sulla tavola. Adesso con una forchetta, forchettina, forchetta, andiamo a fare questo movimento. Poi dobbiamo prendere degli elastici. Questo me lo prendo, questi qua. Li dobbiamo mettere intorno alla nostra maglietta. Io metto gli elastici perché voglio far venire tipo arcobaleno. Esatto, gli effetti tutti carini, no? Intorno alla maglia. Vabbè, questo è quello che deve venire. Allora, questi bicchieri li ho riempiti con lo stesso metodo che ho bagnato la maglia. Quindi c'è acqua calda, aceto e sale. E adesso ci andiamo a mettere i nostri coloranti. Qua già ho messo il colorante rosso, ma io ne vado a mettere un altro poco perché così abbondiamo, abbondiamo. Esatto, poi facciamo verde, facciamo le giallo. Ovviamente potete usare, io sto usando i colori in polvere, no? Ma voi potete usare benissimo quelli in gel. Poi il blu, che tengo questo, sempre liquido infatti. Qua, bellissimo. Bello, sembra... Non so, ecco. Sembra un esperimento fantastico. Ok, riprendiamo la nostra maglietta. Ovviamente essendo un esperimento lo andiamo a provare together, quindi insieme. E piano piano cosa facciamo? Mettiamo acqua con il nostro colore. Oh mio Dio, che cosa bella! Con il nostro colore. Siamo sopra... una spremuta di puffi. Che bello! Sopra la nostra maglia. Mettiamo il rosso. E facciamo, capito, un pochino misto, insomma. Per questo, quindi coprite il tavolo da lavoro, ovviamente, con un qualcosa, esatto. Se non volete altrimenti, che si... se non volete che i vostri genitori tipo vi uccidano, come esatto. Mia mamma stava per uccidere me. Che bella, veramente colorata. È molto bella, vero? Sì. Queste sono quelle magliette che andavano di moda negli anni 90. I fili e i fiori, mi esatto, sembra. Esatto, bellissime. Dopo aver fatto tutto il mare di colorante, cosa facciamo? Allora, prendiamo la nostra maglietta, una busta, la mettiamo all'interno di questa busta e la facciamo stare così per almeno, ragazzi, 24 ore, lo so, è tanto. Ah, veramente? Sì, perché i colori devono attecchire. Il famoso attecchimento. I colori devono impregnare la maglietta tantissimo. È giusto. Quindi questa deve stare in posa 24 ore, quindi un giorno intero. Io poso qui, quindi stoppo qui, però voi non ci sarà nessuno stacco perché vedrete direttamente... E invece no, vi facciamo aspettare 24 ore. No, è impossibile. Vedrete direttamente il risultato, quindi finale. Quindi noi ci vediamo quando la maglietta è pronta. Yeah! A domani. Ok, ragazzi. Giorno 2. Siamo ritornati qui con siamo la nostra... a bordo. Con la nostra bellissima maglietta. Allora, quello che dobbiamo fare adesso, ovviamente, è sciacquarla. Dopo che è stata praticamente 24 ore, siamo proprio giusti 24 ore, nella nostra busta, cosa facciamo? Prendiamo una bacinella con dell'acqua calda, ci mettiamo un po' di sale, ovviamente giriamo, togliamo la nostra maglietta da dentro la busta. Eccola qua. Ta-ta-ta-ta-ta! Allora, adesso che facciamo? Andiamo a sciacquarla. Ovviamente il colore ovviamente scaricherà, comunque è fatta con i coloranti alimentari. Però in teoria dovrebbe rimanere. Ovviamente colorata. Comunque rimane colorata. Andiamo a togliere gli elastici. Un piccolo appunto, ovviamente quando voi laverete questa maglietta, lavatela singolarmente, non mettetela con altri vestiti. Se la quando la volete lavare, lavatela in bacinella, ovviamente a parte da sola con il detersivo. Vediamo. Oh, è accavata! Wow! Bellino. Oh mio Dio, che figata! Si vede? Bello questo effetto. Oh. Facciamo vedere bene com'è venuto l'effetto. Guardate, ragazzi. Wow! Vedete? Che
carino. Cosa fighissima! Mamma mia, ok. Andiamo a mettere arancioni, però, andiamo a dare un ulteriore veramente sciacquata. Che sfizio. Se voi volete, all'interno dell'acqua con il sale potete mettere anche un pochino di detersivo, se volete, ma giusto un goccio. Adesso questa qua io cosa faccio? La metto ovviamente ad asciugare, come giusto che sia. E poi noi ci vediamo dopo che la maglietta si è asciugata. Ok ragazzi, eccomi qua con la maglietta che si è asciugata. Sì, 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 oddio che bella. Guardate, oh mio Dio, Daniele, che ne dici? È venuta, è venuta. È venuta, quindi esperimento riuscito. Ovviamente però i colori si sono un pochino andati a schiarire, ovviamente. I colori che diciamo predominano sono il giallo, l'arancione, un pochino il verde, un pochino il rosso, qua andrà a finire un pochino in color pesca. Però dai, è venuta carina, no? Che ne dite? Non è venuta bella? Dai, lasciatemi un commento sotto, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di questo esperimento, se è venuto bello, a me piace. Poi voi potete ovviamente personalizzarla, potete tagliare le maniche, farla tagliarla qui, farla più corta, farla come volete, quindi potete sempre personalizzarla a modo vostro, usare i coloranti come volete. Un consiglio che vi do ovviamente, immergetela nell'acqua con tutte le molle, potete dire molle, e non immergetela più nell'acqua, andatela a mettere al sole e fatela asciugare direttamente così, così il disegno sarà lineare e si vedrà bene, non come me, come avete visto prima che l'ho tolta dalle molle, l'ho ribagnata, non lo fate. Andatela, fatela venire così che viene molto molto più carina. E niente, però mi piace comunque, spero che questo esperimento vi sia piaciuto. Io e la mia maglietta stupendissima vi mandiamo un enorme bacione, un abbraccio. Se volete lasciate un like, condividete il video, commentate se il video vi è piaciuto. Trovate altri miei esperimenti nelle schede che ve le lascio sempre qui. Io vi mando un bacio, un abbraccio, vi saluto e ci vediamo.